Veri, verissimi invece sono i lavori pubblici che riguardano a Pisa un monumento vero e proprio, lavori davvero attesi da tanti anni, quelli che riguardano Palazzo Pretorio. E manutenzione, intero rifacimento di tutta la facciata, della copertura che aveva dato luogo a delle perdite di acqua e quindi aveva rovinato la facciata, e anche della torre campanaria. 10 mesi programmati di lavori sotto la direzione dell'architetto Roberto Pasqualetti. È partito in questi giorni il cantiere a Palazzo Pretorio, sede di uffici comunali. Restauro delle facciate, del loggiato e della torre dell'orologio, da anni in evidente stato di ammaloramento. Sono lavori che impegneranno il bilancio per 750.000 euro. È una grande soddisfazione oggi vederli partire dopo averli pensati, messi nel piano delle opere pubbliche e finalmente determinata la gara.